Grazie per l'invito, grazie Presidente per la parola, scusate con un pochino di ritardo legato al problema di caricare la presentazione. Dunque, gran parte degli argomenti, gran parte degli spunti che io ho pensato, come dire, da argomento letto sono stati ampiamente anticipati dai due colleghi che mi hanno preceduto. E quindi questo mi dà l'agio di recuperare un po' di tempo nell'ultima presentazione, perché spesso è un orario un po' critico, un po' delicato, cercherò di essere più breve possibile. E il tema del 173 è un tema che ha immediatamente suscitato l'impegno, più che l'interesse, l'impegno direttamente del Presidente. Cercherò un po' di tratteggiare come, attraverso quali passi questo impegno si è articolato in questi primi due anni, partendo da qualche considerazione così di carattere introduttiva, quanto riguarda i principi generali che sono la base di questo provvedimento, tratteggiando il dibattito che ne è emerso insieme a tutte le componenti dell'SNPA, ma anche direi anche al di fuori dello stesso SNPA, coinvolgendo quegli istituti di ricerca, per esempio, che sono intervenuti nell'istituto del Politecnico, in particolare il CNR e l'Istituto Superiore di Sanità, ma anche l'Università, con ISMA, che qui presenta per esempio il professor Reuli, che ha dato un contributo importante nella stesura del decreto. E un percorso che ha accompagnato quello che è lo sbocco che dovrebbe essere e sarà l'istituzione dell'osservatorio. Un po' siamo stati dei precursori in questo senso. Concluderò l'intervento citandovi alcuni un caso studio che stiamo, che come SNPA assieme ad altri soggetti, che poi vi dirò, riguarda il tema dei sedimenti in ambito lavorale, in particolare il caso. Era una delle criticità che ha sollevato attorno alle sue conclusioni e su questo credo che ci siano delle indicazioni che in qualche modo possano essere utili al dibattito. I principi generali nascono dal tema della protezione del diritto marino. Qui parliamo di Convenzione di Londra, parliamo di AIMO, di protocollo del dumping, il quale in linea di principio vieta la deposizione di mare di materiali, salvo alcune eccezioni che sono tutte quelle indicate qua, in cui al primo posto ci sono i materiali di dragaggio, e per questo identifica tutta una flowchart, il protocollo di Londra, in base al quale tutto ciò è possibile fare. In particolare c'è un aspetto che riguarda il monitoraggio, da molta enfasi a questi aspetti. C'è una recente pubblicazione rilasciata proprio dall'AIMO sul tema del monitoraggio che dà delle indicazioni assai interessanti che vi invito a leggere. Per quanto riguarda il Mediterraneo, come sapete, c'è un protocollo in Barcellona, e quindi il tema del 173 fondamentalmente si quadra sul problema della protezione dell'ambiente marino. Infatti è il regolamento per la protezione del mare dei materiali di scavo nei fondali. Il presupposto è 109, e il documento è frutto di un intenso dibattito che ha coinvolto le regioni, il Ministero dell'Ambiente, affiancato appunto da ISPRA e dagli altri istituti di ricerca. L'ambito d'applicazione, l'articolo 1 definisce quattro punti importanti. E il primo riguarda le modalità di rilascio delle autorizzazioni da parte delle regioni di materiali provenienti dallo scavo dei fondali marini. Questo è stato sottolineato molto a proposito della distinzione del rifiuto, poi tornerò un attimo su questo. Altra cosa, la definizione di criteri omogenei a livello nazionale a cui le regioni conformano le modalità di caratterizzazione e classificazione dell'accettabilità, attenzione, in funzione degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici marino costieri di transizione. Qui il riferimento è alla direttiva acqua. Quindi qua c'è un passaggio importante, fondamentale.
statale che aiuta in qualche modo a dipanare alcuni questioni. La gestione dei materiali di dragaggio provenienti alle aree portuali non comprese nei SIN e la gestione dei materiali di dragaggio provenienti dai SIN è da destinare al di fuori di questi ambiti. Ecco, cosa si intende per dragaggio dei sedimenti marini? Significa, lo chiarisce bene il decreto, all'articolo 2 dice, il mantenimento per il miglioramento del ripristino della funzionalità dei bacini portuali e la riapertura di fosse fluviali. Quindi per la realizzazione di infrastrutture. Quindi l'ambito di applicazione di questa norma riguarda esattamente i sedimenti che vengono prelevati in questi ambiti e in questo ambito. Quindi esclude altre cose, esclude per esempio il tema dei sedimenti fluviali, non è trattato nel 173 e ha una ricaduta importante sui temi legati per esempio al rinascimento delle coste. L'allegato tecnico, come sapete, individua quattro classi di gestione, le prime due sostanzialmente sono quelle che consentono sotto certi aspetti in maniera più o meno controllata la restituzione di questo materiale all'ambiente marino e ho provato un po' a cercare individuare quali sono i punti di richiamo che nell'allegato tecnico rimandano all'azione del sistema SNP. Intanto sulla prima parte, sulla parte che riguarda proprio l'inquadramento ambientale del pescato, non solo, ma anche nelle pertinenze esterne, laddove per esempio c'è tema della vicinanza con gli impianti di agricoltura, ci sono le 5 miglia rispetto a cui bisogna. E qui quando si parla per esempio di classificazione chimica dei sedimenti c'è un giudizio di idoneità e sufficienza che deve essere dato dal sistema, dall'SNPA. Quindi questo è un passaggio importante. E le metodologie analitiche devono essere da adottare, devono essere o normalizzate o legate alle linee guida date dall'SNPA, quindi un coinvolgimento già forte a partire dal primo passaggio. Poi si va al tema della classificazione, il tema della conservazione, il tema del prelievo, perché anche qua c'è un forte richiamo diretto a quelle che sono normali le linee guida date dal sistema. E quando si parla di qualità del dato, che viene richiamato, diciamo, viene raccomandata l'intervento di enti e istituti pubblici, quindi e qui entrano le agenzie, entra ISPRA, può entrare ISPRA. Altri punti ancora che riguardano la parte 2, la parte seconda. L'inserimento di eventuali sostanze aggiuntive che le regioni possono ritenere pericolose, questo deve avvenire con il concerto dell'SNPA, con avvalendo soprattutto i soggetti dell'SNPA. La faccenda della classificazione chimica dei sedimenti, qui c'è il grande problema degli L2 locali, L1 e L2 locali, argomento che peraltro stiamo affrontando per esempio nell'ambito non verriato con problematiche altro che è semplice da affrontare e infine sulla parte terza dell'allegato tecnico che riguarda il monitoraggio e in qualche modo la parte dove si dice che le indagini devono essere condotte da istituti pubblici di comprovata esperienza oppure da laboratori privati accreditati in circuiti di calibrazione internazionale, quindi evidentemente non possiamo sentirci chiamati fuori. Ecco, il dibattito che è scaturito all'interno della SNPA ha dato luogo ad alcuni risultati in questi anni. Una prima, per esempio, edizione cosiddetta commentata, che ha avuto proprio l'approvazione da parte del Consiglio di Sistema, che avevamo pubblicato sul nostro sito, che poi diciamo, ha generato qualche problema con il Ministero legato al fatto che era stata interpretata come una modifica dell'allegato tecnico, e questo diciamo, porrebbe un problema di correttezza istituzionale legato al fatto che qualunque modifica ad una disposizione legislativa ha un suo percorso, che è quello dell'ufficio legislativo, la conferenza di Stato-Regione, e per questo in qualche modo
diciamo, è stato portato, ha avuto un attimo, come dire, di stop. E c'erano dei refusi da correggere, lo abbiamo segnalato agli esterni, ne hanno preso atto, ci hanno dato la possibilità di pubblicarlo sul nostro sito, lo abbiamo fatto, sono a disposizione di tutti, ma evidentemente questo è un problema che poi va risolto sul piano istituzionale, va la prima modifica, la prima intervenzione di questo provvedimento normativo, che evidentemente si è dovrà tenere conto. E poi tutta una serie di caratteri, di tematiche tecnico-operative proprio in seno dello sviluppo delle attività, che hanno riguardato il tema dell'ecopsicologia, il tema della terza specie, che è stato fatto cenno già nei precedenti interventi, in particolare dal rappresentante della Regione Marche, il tema del monitoraggio ambientale, in particolare il tema della individuazione dei livelli di riferimento per la turbidità, è stato accennato in qualche intervento su questo, il sistema sta lavorando con l'istituzione di un gruppo di lavoro che poi finirà in uno di quei tavoli, di quei TIC, di quei tre TIC, per chi non lo sapesse, i TIC sono i tavoli istruttori del Consiglio di Sistema, cioè quegli organismi che il sistema si è dato di concertazione fra ISPRA e le agenzie ambientali, che producono linee guida e documenti di indirizzo che da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sistema e che poi diventano vincolanti, diventano nell'adozione da parte del sistema per quanto riguarda la protezione. E il tema dei valori locali ne abbiamo già parlato, e tutto il tema per quanto riguarda il rapporto per esempio con la normativa dei siti. Il tema della tossicologia, che è un po' la novità del decreto ministeriale 173, è stata fatta una ricognizione un po' per esempio dello stato di avanzamento, di adeguatezza delle strutture laboratoriali del sistema. Anche qui c'è una situazione un po' abbastanza macchia di leopardo. È stata fatta presente questa cosa nell'ambito del TIC4, quello che riguarda l'istituzione della rete dei laboratori nazionali accreditati, per il 132. Non ha ancora prodotto un gruppo di lavoro specifico, però è un tema che sicuramente esiste, che quindi deve dare indicazioni di formazione, soprattutto, ma deve dare anche indicazioni per esempio di sussidiarietà, cioè quindi di aiuto verso quelle agenzie che risultano, diciamo, ancora non al passo rispetto a queste esigenze. Altra cosa che è venuta fuori dal sistema è questa linea guida, l'impiego della modellistica, numerica, che può essere, anzi può essere senz'altro importante, sia per dare elementi di conoscenza, per individuare quali sono le migliori strategie per la risoluzione dei dragaggi, ma sia anche per dare indicazioni di quelle che possono essere le migliori strategie per la fase di monitoraggio, individuando tutti i vari ambiti particolari, se al massimo, il mare aperto, gli ambiti portuali. Questo è un documento che è, diciamo, visto anche una ampia azione di referaggio sia all'interno che all'esterno del SDPA, ma anche direttamente gli stessi portatori di interesse, in particolare parlo dell'autorità portuale del Tirreno settentrionale, quindi per quanto riguarda in particolare il porto di Vomo, e che diciamo in qualche modo propone questa strategia di approccio modellistico integrato, che va a integrare gli aspetti aerodinamici, gli aspetti di trasporto, quindi andando a individuare quelli che sono i processi che partendo dalla sorgente arrivano al bersaglio, che poi è la parte, diciamo, è l'individuazione della parte impattata. E questo ha dato luogo anche, l'insieme di questo dibattito ha dato luogo a diverse collaborazioni. Una importante è proprio quella con la regione Marche, riguardo al raccordo del programma che prevede per i porti di Fano, Manacin, Tauba e credo, no, ancora mi pare che non ci sia, dove si vogliono mettere a punto alcune questioni riguardanti la caratterizzazione, riguardanti i temi del monitoraggio, riguardanti l'individuazione delle aree marine di immersione. Tutto questo
come dire, tutto quello che ci sta a dire rispetto alla proposta di osservatorio, che l'osservatorio nasce da qua, è qualcosa che è stato fortemente stimolato proprio dall'esempio. Questo punto di arrivo che il Ministero vuole istituire, che è in fase di istituzione, è un, come dire, è in qualche modo stato proprio stimolato da questo dibattito interno dato dall'esempio. Qui ho concluso la mia prima parte dell'intervento e qua volevo un po' richiamare alcune questioni riguardanti gli ambiti lavorativi. Il tema è quello della competenza. Come voi sapete, la portualità della laguna di Venezia ha un tema di forte compatibilità, di forte, diciamo, impatto rispetto alle tematiche ambientali, legato al fatto che il passaggio delle navi attraverso i canali industriali realizzati, cominciando dal primo 1900 alla seconda metà degli anni 50-60, ha dato un effetto negativo soprattutto rispetto alla stabilità dei fondali, dei massi fondali della Puglia, con effetti distruttivi, cioè il passaggio, come vedete, di queste imbarcazioni non fa altro che richiamare sedimento dai bassi fondali verso il fondo del canale. Questo sedimento in parte si deposita, in parte viene trascinato dalle correnti all'esterno della laguna, quindi contribuendo al bilancio negativo e alla perdita di sedimento dovuta anche ad altri fattori naturali, e che comunque crea un problema di navigabilità, perché questo sedimento che si deposita nei canali deve essere periodicamente trasportato, deve essere dragato, deve essere convocato. Negli anni fra il 2007 e il 2012 il problema ha questione proprio di rilevanza, di emergenza socio-economica, appunto, che venne istituito un commissario straordinario proprio per dare, restituire la navigabilità a questi canali, e in quella circostanza da questi canali furono estratti qualcosa come 7 milioni di metri cubi di sedimenti, quindi quantità assai importanti. Il tema della compatibilità ambientale è legato proprio alla conservazione dell'ambiente naturale, e alla fine il tema è proprio quello della scomparsa delle pareti, la scomparsa di quegli habitat, quindi questo sedimento che viene in qualche modo portato via da questi sistemi, e che quindi porta a un decadimento del bacino lagunare che sempre più tende a essere considerato un braccio di mare. Come si è cercato di intervenire? Come voi sapete, la laguna di Venezia è sotto il regime della legge speciale, e nei 40 anni della legge speciale, tra i vari interventi che sono stati attuati, ci sono quelli di recupero, cosiddetto recupero morfologico, ovvero sia la realizzazione sostanzialmente di balene artificiali, cioè andando a contaminare alcune aree di basso fondo, due milioni di basso fondo, e su cui poi viene effettuato l'attività di rifiuto del materiale. Come si è agito? Si è agito fino adesso con un vecchio protocollo del 93, è un protocollo provvisorio che era stato adottato in quegli anni per risolvere il problema della navigabilità dei fondali in ambito cittadino, doveva servire per 500.000 metri cubi e doveva aver risolto. Era un protocollo assolutamente limitante, perché basato esclusivamente su un tecnico legato a un concetto di pasto ferro, e individuava quattro classi di qualità. L'unica classe di qualità che consentiva gli interventi di recupero, come abbiamo visto, era la classe A, quindi la possibilità di mettere sedimento ancora a contatto con le acque. Tutte le altre classi richiedevano un confinamento permanente, quindi l'assoluta impossibilità di contatto con le acque. Come dunque, quello che è venuto fuori l'esigenza di superamento di questa fase, per via del fatto che bisogna arrivare c'è necessità di sedimento per attuare i processi di recupero morfologico, c'è necessità ovviamente di dare spazio all'attività di
con il dragaggio dei fondali, ci sono anche altri progetti, diciamo, che riguardano la portualità. E come voi sapete, il 173 non contempla il riuso dei sedimenti in ambito lagunare per la ricostruzione di bagni. Lo contempla solo se li vogliamo prendere fuori, se li vogliamo prendere in direzione urbana, se li vogliamo prendere, ammesso che ne abbiano le caratteristiche per fare quella scelta. Le indicazioni che sono state tenute conto e che in qualche modo provano a diparare, ad aprire, a dare una chiave di lettura di questo problema è il rispetto delle direttive europee in tema ambientale. Altra cosa importante è l'enorme mole di informazioni, di dati di cui possiamo disporre nell'ambito di questo sistema grazie agli studi fatti. Quindi dati che riguardano i sedimenti, che riguardano la colonna d'acqua, che riguardano i biotti, che riguardano tutta la parte biologica dell'ambiente lagunare, studi che sono stati condotti nell'ambito degli interventi di salvaguardia. Tutto questo, la cornice che inquadra il problema è la direttiva 2008 del 98 che riguarda i rifiuti, laddove dice che fatti salvi gli obblighi risultanti da altre direttive normative comunitarie pertinenti, sono esclusi dall'ambito dell'applicazione della presente direttiva, quindi non sono considerati rifiuti i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua della prevenzione dell'inondazione e riduzione degli effetti dell'inondazione, a condizione che sia provato che i sedimenti non siano pericolosi secondo la decisione 300-530. Quindi questa è un po' la cornice giuridica che serve un po' ad aiutare questo percorso. E questo superamento viene fuori, le direttive identificate sono quelle che vedete qua, la 60, quella sulla commercializzazione dei prodotti di pesca, e le direttive habitat, qua manca quella sugli uccelli, e l'impostazione metodologica è sostanzialmente quella che vedete qua, valutazione della contaminazione chimica, individuazione di classi di qualità secondo criteri ponderati previsti dal 173 distintamente ecopsicologico e chimico, classificazione basata sugli hazard quotient. E infine, ecco, quindi questo è quello che viene fuori, vengono fuori 5 classi di qualità, questo è un lavoro che stiamo conducendo nell'ambito del gruppo di lavoro che è stato costituito a Venezia, dove partecipano il Provveditorato alle opere pubbliche in quanto soggetto dello Stato incaricato di effettuazione degli interventi previsti dalla legge della salvaguardia della Regione di Venezia, c'è l'autorità del distretto idrografico, c'è l'acqua, ovviamente c'è la regione. E quindi quello che è venuto fuori da questo lavoro è l'individuazione di queste 5 classi di qualità. La novità sta che le linee di evidenza sono 3, almeno per quanto riguarda la classe, la prima classe, che è la classe migliore, quella che consente senza alcun tipo di limitazione l'esecuzione di quegli interventi che vi dicevo, di recupero morfologico, vi raccontavo grosso modo a metà della presentazione. E quindi c'è una doppia e una tripla linea di evidenza almeno per la parte superficiale dei primi 50 cm di sedimento che mette insieme di accumulo, ecotossicologia e chimica. Di accumulo scompare sotto i 50 cm e su questo tipo di classe non c'è nessun vincolo. L'altra classe di cui vi descrivo le altre ve le risparmio è la seconda classe che mantenendo più o meno lo stesso tipo di impostazione, però in questo caso inserisce anche una caratterizzazione del sito di destinazione. Quindi il tema è non il peggioramento della qualità del sito di destinazione. Quindi la caratterizzazione di questo sito di destinazione è un'attività di monitoraggio pre-durante post proprio per valutare il non peggioramento di questa classe. Io salvo le altre ultime diapositive, dico soltanto che quest'ultimo approccio che dà una chiave di lettura un po' diversa, ma che mette insieme un po' tante cosette che potrebbero anche essere da spunto per migliorare e per integrare l'allegato tecnico 183, non è ancora norma. Si sta lavorando sul tema della individuazione dei valori chimici di riferimento, si sta lavorando sul tema della simulazione,
contiamo di finire nel giro di qualche mese di consegnare questo lavoro che potrebbe già rappresentare un nuovo passo avanti anche rispetto allo stesso 173 e che magari potrebbe essere cominciato a essere sperimentato, stavolta sì, per tempi definiti, per quanto riguarda questo problema. Io non ho altro da aggiungere, ho sforato per pochi minuti, me ne scuso ampiamente.